Stitch. Allora, fuori c'è un tempo, ma tra lo schifo e lo schifo schifo schifo. Quindi, io in realtà dovrei studiare storia, infatti adesso finisco il video giusto perché avevo voglia di registrarlo e poi corro a studiare il centinaio di pagine che ho da fare. E niente, sono qua per mostrarvi i video sui prodotti finiti di questi ultimi mesi. E quindi niente, io direi di iniziare subito. Allora, primo prodotto che ho finito è questo. Abbiamo un ottimo bagnoschiuma della spuma di champagne. Questo qua, Beauté, bagno crema rosa e vaniglia, setificante. Allora, vi posso dire l'unica cosa che è il profumo. Non mi piace. Cioè, non lo so, boh, c'è qualcosa che non mi quadra in questo coso, in questo bagnoschiuma. Sinceramente è un bagnoschiuma con 750 ml, economicissimo, quindi secondo me va più che bene. Allora, altro prodotto che ho finito stavolta invece è l'acqua micellare, la famosissima acqua micellare di Sephora. Allora, a me questa qua piace tantissimo, trovo che sia molto molto buona, molto molto valida. Mi è durata 5 mesi perché l'ho comprata a dicembre, sono 200 ml, l'ho pagata 6 euro perché volevo lo sconticino. Ragazzi, io sto giocando con questa luce, ma non riesco a capire. Vabbè, comunque chi se ne frega, vabbè. Niente, tornando a noi, l'ho terminata. Adesso sto utilizzando il campioncino. Mamma mia, che tempo! Il campioncino di Yves Rocher che mi aveva mandato di acqua micellare, ma non mi sta piacendo minimamente. Questo qua toglieva benissimo anche il mascara, quindi proprio non bruciava gli occhi. Ovviamente, se ne mettevate troppa, sì, notavo che comunque i miei occhi si. Sì, se ne utilizzava troppa, bruciavano, però è validissima. L'unica cosa per cui non è che mi piace tantissimo è l'INCI, che dopo l'acqua c'è il PEG 6. Io non so se qualcuno se ne intende di INCI, ma non mi sembra uno degli INCI più buoni in assoluto, quindi non la ricomprerò per questo motivo, a parte che ne sto provando tantissime. Allora, sempre per il viso, dai, andiamo avanti col viso. Ho finito l'acqua di rose, questa qua, un altro Roberts, ne ho già comprato un'altra, di cui sono arrivata bene a metà. Vabbè. Mi ci trovo bene, 2 euro di prodotto, rinfresca, tonifica leggermente. Noto che comunque la mia pelle è comunque migliorata da quando lo utilizzo, quindi assolutamente promosso. Eccolo qui. Validissimo. Ho finito questa qui che è la maschera per i capelli ecobiologica di Omnia e insieme a questo ho finito anche il suo shampoo, sempre della linea Physio Shampoo, soltanto che il boccettino l'ho riempito con un altro shampoo, quindi non ce l'ho qui, però vi faccio vedere questa che comunque era della stessa linea. Questa qui l'ho utilizzata anche come ne è uscita un po'. La consistenza era questa, era di una semplice cremina bianca. L'odore non era male, per l'amor del cielo, però comunque si vedeva che comunque era un prodotto senza nulla. Si notava perché quando lavi i capelli con un prodotto che c'ha dentro qualche schifezza, ragazzi, non c'è nulla da fare, vengo meglio, vengo meglio, vengo meglio, non c'è nulla da fare. Togliamo un po' di zoom, così perché andiamo, non lo mettiamo. Secondo me c'è qualcosa che non quadra con la luce comunque, vabbè. Pazienza, questo qua era da 75 ml, un campioncino, sembra lontano da 70 metri comunque. Allora, era senza parabeni, oli minerali, PEG, siliconi, coloranti sintetici. Ero certificato ICEA, EcoBio Cosmesi e non era testato sugli animali. Quindi assolutamente fantastico come marca, però boh. Era una maschera per i capelli, sì, notavo che i capelli l'ho provata 2 volte come vera e propria maschera. Però sì, non malissimo, non mi è dispiaciuto. Non so se lo ricomprerò. Se mi capita lo ricompro, se no, pazienza. Ho finito un altro bagnoschiuma, questo qua è senza lodi, senza infami. È della Perlier, adesso sto usando la sua crema corpo. È un daccio schiuma, anche questo senza lodi, senza infami, anzi. Ok, ottimo profumo. Se usate in combo rimaneva un po' di più la profumazione, però profumazione molto buona, devo essere sincera, 250 ml, 5 euro, se ne può andare anche a benedire. Questo qua mi era stato regalato, però comunque 5 euro bagnoschiuma è ridicolo come cosa, boh, ragazze, dal mio punto di vista. Vabbè, poi vi faccio vedere che lancio questa borsina qua di Hello Kitty perché ormai
fatto il suo corso, però ve la volevo far vedere. Terminato, abbiamo terminato anche questo qua che è l'ultra dolce alla lavanda che ho scoperto che adesso mia mamma lo sta utilizzando lei. Questo qua l'avevo comprato, allora il sapore di lavanda si sente tantissimo. So che è anche famosa perché comunque ha un ottimo inci, 250 ml, così via, però a me non è piaciuto. Ragazzi, io devo fare la differenza e quindi dirvi che a me non è piaciuto, non mi piaceva, non mi rendeva i capelli puliti abbastanza, non lo so, non mi piaceva, sapete quando provate qualcosa, però non capite bene perché non vi piace, però lo provate e vedete che non vi piace, non vi piace, non vi piace, non vi piace, non vi garba, non vi garba, non vi garba. Ragazzi, i capelli qua se ne vanno a benedire anche oggi. Quindi nulla, non mi è piaciuto, boh ragazzi, poi ovviamente sta capello a capello, io vi dico la mia... Diciamo... La mia... Come si dice? La mia esperienza, ecco, esperienza. Con questo qua non mi ci sono trovata. No, 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 non mi è piaciuto per niente. Oh, guarda quanti. Ho finito uno, due e tre cose di dischetti. Ho finito questi qua. Oh mamma. Questi qua leva trucco tranquilla, tranquilli, molto tranquilli, molto easy. Ocean. 70 dischetti, mia mamma va a comprare ovviamente non quelli che sono più buoni, ma comunque quelli che costano meno e per me va benissimo. E poi due dischetti della Isere, vedete? Isere uguali. Questi qui, sinceramente, a me questi qua non è che piacciono tanto, l'ho sempre detto, mi sa, o se non ve l'ho mai detto, ve lo dico adesso. A me non è che piacciono tantissimo, sinceramente, perché si disfano. Non mi piacciono molto, però vabbè, io non dico a mia mamma di non comprarli perché. Cioè, per me va benissimo quelli da spendere poco, quindi... Don't worry. Ho finito questa qua, l'amo, l'ho amata tantissimo. Ce l'hai un pochino, però è inutilizzabile. La mia spuma, spuma per i capelli ricci. Adesso in questo momento vedete lisci, però qualche volta mi avete visto con i capelli un po' più ricci. Questo qua è il Mousse Raviva Ricci effetto bagnato, forte, nel numero 03, penso che arrivi fino al 5. No, addirittura fino al 6, quindi se questa è la 3, non immagino la 6 che cosa faccia. Cioè, per me questa qua è la mia salvezza perché vedete come comunque ce li ho i capelli. Cioè, ok, sì, ce li ho scalati, quindi comunque se ci metto la schiuma un po' più ricci rimangono, però, cioè, questa qua è eccezionale, mi faceva dei ricci eccezionali. L'odore mi piaceva tantissimo, non me li appesantiva, erano questo... No, mi piaceva troppo, cioè, era la mia spuma. E appunto questa qua della Garnier Fructis, ora sto provando quella della Nivea, ma 10 a 0 per quella della Fructis, assolutamente. Se volete provare una spuma degna di chiamarsi tale e che non costi l'ira di Dio, assolutamente vi consiglio questa qua, ve la faccio vedere un po' più da vicino. Eccezionale, davvero buono, buona, 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 ragazzi, quanti prodotti. Allora, altra cosa che ho finito è una crema corpo, è questa crema corpo della Cliosan. Rivitalizzante per tutti i tipi di capelli alla... sì, i capelli, ciao! Per tutti i tipi di pelle all'aloe vera, tonifica e rinfresca la pelle. L'ho terminata, l'ho terminata, l'ho terminata, ecco qui. Sì, non male, cioè 170 ml, 99 centesimi, ragazze, cioè, non pretendo assolutamente... vedete? Cambia la luce, ma a me gira, perché a me piace più la luce di prima. Vabbè, ormai butto dentro, io butto dentro. Adesso si è addirittura spenta lo schermino. Ok, vabbè, siete un po' più vicini. Comunque, questa qua non mi è dispiaciuta, 99 centesimi. L'odore non era male. Era la seconda del... Seconda fragranza, diciamo, qua, seconda tipologia di questa marca Cliosan. So che l'inci fa schifo, quindi boh. Però, boh, a me non è dispiaciuta. Cioè, c'è acqua... Aspetta, Cetearil Alco e poi c'è l'aloe, poi il prunus, il famoso prunus, poi c'è qualche olio, glicerina e poi delle altre cose, palmimate, palmitate, palmitate. Vabbè, oh ragazzi, io non so l'inci, so che non è buona come inci, perché l'ho sentito dire, penso, da Carlita. Comunque, so che non è buona, però a me non è dispiaciuta, ragazzi, 99 centesimi. Va da Dio! Poi. E vado avanti. Ho finito queste qua, queste strisce depilatorie per il viso, la camomilla. E sinceramente queste qua, sì, mi toglievano i baffetti, perché io le utilizzavo solo per i baffetti. Però da quando utilizzo queste di questa linea, però quelle per
il corpo, che quelle per il corpo non le utilizzo più, muoio. Quelle per il corpo non le utilizzo più per il semplice fatto che vado dall'estetista perché mi serve, vado dall'estetista. E quindi quelle per il corpo gli ho dato un secondo riutilizzo e le utilizzo per i baffetti. E da quando utilizzo quelle, i baffetti non mi stanno più crescendo, quindi stra 10 a 0 per quelle per il corpo utilizzate per il viso. Queste qua sì, te le facevano ricrescere, non è che erano proprio ottime, però costavano 2 euro, erano quelle che costavano meno, quindi vabbè, c'è anche scritto professionale una volta. Poi ho finito questa qua della linea Yves Rocher l'Hydro Vegetal Gel Cream Hydration Intense 24 Hours. L'ho anche rotta a metà, come potete vedere, per prendere tutta la cremina che c'era dentro. Dinci, non me ne intendo, come sempre. Allora, la consistenza gel sì, c'era, l'odore era anche gradevole. Allora, idratante sì, era idratante, ma non 24 ore, ragazze, non 24 ore assolutamente, ve lo dico io che ho una pelle, a mio parere, mista. No, mista sì, sicura. Grassa, però comunque è mista, perché ha la zona T che si lucida con piacere, però comunque ha bisogno di idratazioni. Vabbè, una pelle di... Fermiamoci qui. Allora, niente, sì, lo consiglio per chi ha la pelle. Io la utilizzavo come crema notte, perché se no, se utilizzavo come crema giorno era la fine, secondo me. Comunque non è malissimo, non è adatta a chi la pelle secca secca, assolutamente. A chi la pelle mista si può andare. A chi la pelle grassa non so se la consiglierei proprio. No, sinceramente non la consiglierei. Però non mi è dispiaciuta, assolutamente. Non la ricomprerò comunque. Prodotto che ho finito e che non ricomprerò è questo stick labbra dei Provenzali, è già la seconda confezione che ricompro, questa qua all'olio di mandorle dolci, sì. L'ultima parte l'ho utilizzata per farci uno scrub per le labbra. Non lo riacquisterò perché boh, mi ci trovo meglio con un altro burro cacao che è della Natural House, è sempre comunque tutto naturale che ho comprato a Lititali, dove ci sono anche i prodotti di Biofficina Toscana che mi piacerebbe un sacco provare, però davvero costano un sacco. Però comunque vabbè, questo qua non lo ricomprerò perché ho trovato quello lì della Naturhaus, come vi ho detto, che costa addirittura meno e quindi vado da quello là ed è molto molto più buono rispetto a questo. Poi, altro prodotto che ho finito, ragazzi, vi giuro che sto terminando, è questa Sien Moisturizing Cream. Questo prodotto qua ne ho utilizzato 2 o 3 volte io e il resto l'ha utilizzato sempre mio papà. Contate che mio papà ha una pelle grassa, sì, però che ha bisogno di un'idratazione intensiva e questa qua a lui non è piaciuta, quindi ve lo voglio dire, mio papà ha un'idratazione, sì, ha una pelle grassa, però comunque dopo la doccia lui così via ha bisogno di un'idratazione bella intensa perché sennò... E questa qua a lui non faceva nulla, quindi non ve la consiglio minimamente, ve la faccio vedere. Mi dispiace, però c'è da fa, non c'è da fa. Ho finito la mia crema idratante della Big Cream, 3,50 euro di crema idratante. A me non dispiaceva assolutamente, è una valida crema, costa poco, però lì ci fa schifo. Non male, non male, senza lodi, senza i guai anche lei. Sì, se mi capita di ricomprarla, la ricomprerei. Se non per il fatto che comunque non ha un buon inci, non avendo un buon inci mi scoccio a comprare perché voglio andare su prodotti che comunque hanno degli ottimi inci. Ultima prodotta della nostra lista dei prodotti finiti è questo smaltino qua, questo smalto qua della Maybelline Forever Strong. Allora, sembra blu, ma in realtà sarebbe il color nero, vedete? Nel boccettino che è nero. Lasciate perdere le scritte. Questo qua è il 700, ma di una vecchissima linea. Mi dispiace tantissimo che sia finito, adesso sono alla ricerca folle di un nero per le unghie, perché quest'anno, cioè io e il nero erano la stessa identica cosa. Oddio, per l'amor del cielo, ce n'è. Però è diventato, non dico inutilizzabile, ma quasi, cioè non si riesce più a prendere. Adesso invece si riesce a prendere. Boh, non so. Comunque, questo qua è assolutamente finito. Mi è rimasto davvero pochissimo e sono alla ricerca disperata di uno smalto nero per il prossimo inverno, perché quest'anno io davvero lo smalto nero eravamo la stessa identica cosa, cioè mi piaceva tantissimo questo nero lucido sulle unghie.
Mamma mia, mi piaceva davvero tanto, tanto, tanto. Quindi, se voi avete uno smalto nero da consigliarmi, scrivetelo qua sotto nei commentini che ci vado sicuramente a fare un salto. Questo qua è assolutamente consigliato, mi è piaciuto davvero un sacco, durava tantissimo. Mi rendeva più forti anche le unghie perché c'era dentro l'hyaluron, calcium e silica. Con una base e un top coat facevo una figura che era eccezionale, davvero buonissimo. E niente, io direi che questi qua sono tutti, 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 tutti i miei prodotti finiti. Spero che il video vi sia piaciuto, in realtà. E niente, noi ci vediamo al prossimo. Ciao, pasticce!